ciao ragazze! Oggi sono qui con un video super interessante. Cosa comprare con i saldi invernali 2017? Andiamo! Iniziamo con il punto focale, almeno per me. Le scarpe! Ho girato più o meno 100.000 centri commerciali, il centro di Milano, il centro di Bergamo, il centro di tutte le città qui vicino e anche tutti i negozi online. Ho reperito alcune scarpe di cui mi sono innamorata e che ho acquistato e che vi consiglio subito. Iniziamo con un nuovo brand, le Mie Tonga, che sono super morbide e so che potrebbero non piacere a tutti. Esistono sia per uomo che per donna, sembrano, non so, il mio ragazzo dice che sembrano babucce, ma non credo. Io le indosso in montagna durante i nostri viaggi in Sud Tirol, vi lascio il vlog qui sopra, cliccateci se vi interessa. E oltre a queste fantastiche scarpe che vi farò vedere prestissimo in un look sul vlog, mi sono anche innamorata del nuovo trend di stagione che sono gli stivaletti booties, simili a quelli che ho disegnato per Dykeman. Andate a vedere qui sotto, vi lascio il link con tutti i modelli della collezione di Ciceria per Dykeman. Questi sono effetto tappezzeria, effetto tappeto, mi piacciono davvero un sacco con questi ricami floreali, sono in velluto che è il trend di stagione e da Primark li ho trovati qualcosa tipo 20 euro, c'è anche il 42, quindi perfetto per me e ve le straconsiglio. Sempre da Primark ho trovato queste slippers, sempre nel 42, quindi adoro questo negozio, adoro Primark, a bensì 9 euro di scarpe, color nude e si abbinano praticamente a tutti, hanno questo fantastico fiocco che è il trend del momento, l'hanno proposto tutti i maggiori brand a tipo 5.000 euro a scarpa, io l'ho pagato 9 euro e ora vedremo come abbinarle nei prossimi look sul vlog. Secondo must have sono assolutamente i capi in velluto, velvet, come volete chiamarli. Sono il trend del momento, andranno tantissimo anche durante la primavera. Quest'inverno hanno davvero spopolato e non è vero che esistono solo a prezzi esorbitanti, perché ne ho trovati di ottimi a prezzi mini che ora con i saldi non costano davvero niente. Iniziamo con quelli che ho trovato da OVS, di cui mi sono letteralmente innamorata. Li ho anche indossati nel look di Natale e vi lascio il link qui sotto con un abito rosso fantastico, qualcosa tipo 30 euro. Questo è il primo, fantastico, un abitino color borgogna, burgundi, non so bene che non mi abbia questa tonalità. Il prezzo è attorno ai 29 euro a prezzo pieno, quindi lo troverete con i saldi, un prezzo davvero mini. È bellissimo l'abbinamento del velluto con il pizzo ed è perfetto anche per il prossimo inverno, quindi un capo da avere sicuramente. Altro must have sempre firmato VS è questo abitino sempre in velluto con inserti in pizzo, l'ho scelto nero e potete indossarlo a modi lingerie senza niente sotto oppure indossando sotto o un dolce vita a manica lunga in color bianco, preferibilmente o panna. Oppure l'abbinamento must della stagione è sicuramente la maglietta bianca sotto in cotone normale, la trovate in qualsiasi negozio a 3 euro, 5 euro, da bene. Passiamo ora ad un altro brand che amo, propone capi a prezzi un po' più alti rispetto ad altri brand ma durano davvero tantissimo e la qualità è ottima. Sto parlando di Oro Blu, che non produce solo calze, intimo, ma anche abbigliamento. In questo caso vi consiglio questo abito in velluto nero, l'ho scelto in nero, con uno scollo a V e la manica a tre quarti ed è perfetto perché tiene davvero caldissimo ed è anche avvolgente, anche sexy volendo, con un tocco di rossetto rosso. Qui torniamo al mio amato VS con una gonna sempre in velluto, nera, basica, un po' sbarrata in fondo, e si può abbinare davvero davvero a tutto. Continuiamo con gli accessori. Ho trovato davvero tantissimi accessori a prezzi mini con questi saldi 2017 invernali e ora ve li consiglio. Il must have del momento sono assolutamente le calze che si portano con i sandali, con le gonne, sotto i pantaloni davvero in mille
due modi diversi. Vi consiglio di provare da Tezenis, da Calzedonia e da anche tantissimi, dove trovate delle calze a prezzi minimi, parlo di 3-5 euro. Io ho trovato queste effetto rete e ne ho trovate anche un altro paio, che al momento non trovo, da Primark. Da Calzedonia le ho pagate 6 euro anziché 12,95 e sono solo un paio, invece da Primark si parla di qualcosa tipo 4 euro per due paia e non erano nemmeno in saldo e ho fatto un grandissimo affare, quindi davvero Primark è da svaligiare, dovete andarci assolutamente, lo trovate a Brescia e nel centro commerciale di Arese vicino a Milano. Parliamo poi sempre di accessori con l'intimo, o meglio con questi top che sono bellissimi anche a vista. Io li adoro sotto le giacche e ne ho fatto davvero il pieno. Sono top in pizzo, senza troppe pretese, e ce ne sono di tutti i colori. Potete indossarli sotto i maglioni per essere più comode, oppure sotto le giacche per un effetto più sexy, diciamo. Questi li ho trovati da Stradivarius e sono davvero validi, ma ce ne sono davvero di ottimi in tutti i negozi. Una cosa che dovete assolutamente prendere è una cintura per la vita. Io ho scelto questa da Stradivarius, un po' rock, ma ce ne sono tantissime e si portano o in vita agli abitini, come in questo caso, oppure abbinate a pantaloni a vita alta. Da avere. Passiamo ora al mio argomento preferito, i cappelli. Ne ho una collezione grandissima e penso che farò un tutorial per mostrarveli tutti, o un video o qualcosa per mostrarveli tutti, perché sono davvero più di 1000, non sto scherzando. E le scarpe sono lì. E per questi salti ho scelto questo cappello di Hype, un'azienda londinese. Davvero carinissimo e per la montagna è un amore. Vi lascio qui sopra il video, il vlog della montagna e del mio ultimo viaggio sulle Dolomiti e spero che vi piaccia. E ultimo ma non per importanza, questo fantastico cappello di cui mi ero già innamorata da Zara, ma che non so per quale motivo non avevo comprato. Fantastico, normale, con una scritta Not That Kind of Girl. È indossato in questa maniera, è davvero carinissimo, soprattutto per una che ha la vista per le foto diverse, comunque con un punto di vista carino come me. Provate ad andare a vedere sul mio account Instagram Alice Cerea, trovate il link qui sotto e ne avrete un piccolo assaggio. I must have davvero assolutamente vi li ho mostrati. Ora passiamo al dettaglio con tutto ciò che ho trovato io spulciando online e nei negozi fisici qua e là, e vi mostro cosa ho comprato in questi saldi invernali 2017. Iniziamo da questo abitino acquistato da H&M per la modica cifra di 5 euro. Lo trovo davvero carinissimo, ha uno scollo sul retro e anche per la bella stagione è davvero fantastico, per un prezzo così ho fatto davvero l'affare. Passiamo ai pantaloni, questi li ho trovati da Zara a 7 euro, quindi i prezzi sono sempre quelli. Sono dei pantaloni sotto il ginocchio, come vi ho già detto sul blog più volte, non stanno bene a tutti e bisogna stare attenti al modo in cui vengono abbinati. Sempre da Zara ho trovato questo abitino che sembra trasparente ma in realtà fortunatamente non lo è. Bianco con la manica tre quarti, molto good girl, con questo piccolo dettaglio dorato sul collo, prezzo 12 euro, quindi assolutamente da avere. Torniamo dal mio amato H&M e ho trovato questa felpa a 13 euro, fantastica perché è lunga, è quasi sopra il ginocchio, a me che sono un 82, quindi per persone un attimino nella norma di altezza potrebbe essere anche più lunga e meglio così. E la adoro e penso di abbinarla con un paio di stivali sopra il ginocchio, vi farò vedere prossimamente un look su questo stile. Passiamo invece alla versione online dei miei saldi 2017. Ho fatto un salto sui miei negozi di abbigliamento preferiti online e in assoluto quello che ho svaligiato è stato Lookbook Store Daily. Vi
mostro spessissimo i capi su Instagram e quindi ho comprato tantissime cose, tantissime le ho già utilizzate, quindi non le ho qui al momento, ve ne mostro due che sono i miei preferiti. Ah, anche questo abitino l'ho comprato lì, fantastico. Questo è un maglione felpa nero classico che abbinerò in mille modi diversi, è davvero caldissimo. Mentre qui abbiamo una tuta blu. Una tuta blu che è molto leggera e utilizzerò sicuramente un sacco in primavera con un paio di sneakers bianche. Penso che sarà comodissima davvero con questo scollo incrociato che adoro. Qui un mini dress che ho trovato insieme al cappellino di prima su Hype. L'ho scelto nei colori rosa fucsia che non mi appartengono affatto, però mi era piaciuto, mi aveva colpito, quindi manica corta e via che si va, la primavera è dietro l'angolo. Qui in assoluto il mio preferito, che avendolo visto prima obiettivamente l'avrei comprato anche sotto le feste, perché trovo che sia un capo perfetto anche per le feste, è un maglioncino davvero caldissimo con questo dettaglio frangiato sulla fine ed è fracomina. Sempre parlando di mini dress, andiamo da Inside Shops, c'è un negozio bellissimo in corso Buenos Aires a Milano che non potete fare a meno di visitare, e ho trovato questo abitino a un prezzo davvero mini, si parla di 5-10 euro, quindi dovete andarci. Poi passiamo alla versione Alice Ufficio, mi sono innamorata della vita da ufficio, quindi ho scelto una gonna alla modica cifra di 5 euro da Bershka, che adoro, con questa fantasia Vichy grigia e bianca. E sempre restando nel mood ufficio, questa giacca di Bershka gessata grigia. Fantastica, la trovate a 25 euro, davvero, davvero perfetta. Ultimo, ma no per importanza, un fantastico abito che credo non indosserò mai, ma mi piaceva davvero troppo e quindi l'ho dovuto prendere, l'ho trovato su everpretty.com, rosa, lunghissimo, con uno spacco e degli inserti luccicosi, come piace a me. Spero di avere presto l'opportunità di indossarlo, mi è costato davvero pochissimo e voglio davvero indossarlo perché mi piace un sacco. Spero che questi consigli vi siano stati utili, se avete qualche curiosità o qualche consiglio su capi che avete acquistato nei negozi con i saldi invernali del 2017, scrivetemelo qui sotto nei commenti. E niente, ci vediamo su Instagram Stories con tutte le dirette del mio shopping con i saldi e non. E alla prossima!